Buongiorno, oggi è il terzo giorno, scusatemi per le condizioni. Stamattina sono Leo, aspettate, devo sbloccare il l'orologio, altrimenti non riusciamo. Sono le 6:47, mi sono svegliata da 10 minuti, mi sono vestita, dopo vi faccio vedere l'outfit. Questa è la magliettina che, per chi mi segue su Instagram, l'ha vista già nel video, mini video haul. Ieri se n'è anche saltata un'unghia, cioè ci vuole l'arte. Mentre stavo per sbottonare la cerniera, mi sono, non lo so come, con l'unghia nella cerniera, se n'è volata l'unghia e alla fine nel bidet. Cioè, ci vuole l'arte. E nulla, ieri siamo andati a fare un giretto per Rimini, infatti, per questo non vi ho fatto vedere niente, perché stavamo solo noi e i paletti a terra, veramente non c'era quasi nessuno. E poi siamo ritornati qui in hotel mezzanotte 10. Poi vabbè, ci siamo riuniti tutti insieme nelle stanze e quindi siamo andati a dormire alle 2. Io mi sono svegliata alle 6 e mezza pure la mia amica alle 6 e mezza. Quindi adesso mi do una mossa, riordino un po' e mi vado a truccare perché alle 7:45 dovevo andare a bussare le porte degli altri amici per svegliarli, perché abbiamo la colazione, ho veramente una fame assurda. Oggi andiamo a Ravenna, poi penso che stasera ci riuniamo un'altra volta tutti insieme, non usciamo, non sappiamo se andiamo a ballare, e quindi dobbiamo andare a fare un po' di spesa di schifezza. Comunque io sto bevendo, mi sono fatta prendere l'acqua, però oggi devo andarmi a comprare l'acqua urgente perché mamma mia non ce la faccio più, sto bevendo tipo 1 litro d'acqua al giorno, mamma mia, si sente. Quindi adesso mi vado a truccare. Faccio vedere l'outfit. Allora, questa è la magliettina, quella lì che abbiamo preso, che vi ho fatto le date Zenith. Ho preso una taglia S ed è fantastica. Ed è così, è veramente questo grigio qui, è tipo grigio bianco, bellissimo. Ho messo i miei pantaloni, cintura vita alta. E io, sì, vabbè, non ci fate caso lì perché c'è un cestino così piccolo, infatti dopo lo vengono a svuotare, quindi ci fate caso. E poi queste sono le scarpe, che mi stanno dando un po' fastidio lì, questa parte qui, però vabbè, non fa niente. Ed ecco qui, trucco, non si vede tanto bene perché non c'è tanta luce, però va bene. Orecchini, orologio e nulla, si va. Eccomi qui, colazione fatta. Stamattina due fettine di dolce, erano davvero buone. Poi mi sono mangiata, vabbè, un botto di fette biscottate con la marmellata. Infatti, però si camminerà molto, non sappiamo a pranzo cosa faremo. Speriamo di trovare un Burger King oppure un McDonald's. Infatti qui mi sto prendendo pure gli integratori. Adesso coso e se va. Cioè, ma quanto può essere la pace dei sensi qui? Cioè, è immenso. Tutto così, io. Adoro.
Girando per Piazza del Popolo abbiamo trovato Ali Kebab e ci siamo completamente fiondati. Io ho preso questa piadina che potevate scegliere se toglierlo o meno, io l'ho presa completa col kebab, era davvero qualcosa di eccezionale e subito dopo siamo andati alla sorbetteria degli Esarchi, che stava proprio lì vicino, gelato eccezionale. Ho preso yogurt a frutti di bosco e vaniglia con pezzi croccanti di mandorle, di nocciole, davvero qualcosa di eccezionale. È stato il gelato più buono, quindi se andate, fiondatevi che adoro. Qui siamo alla ricerca di un supermercato per prendere qualcosina, qui è tutto chiuso. Buongiorno, oggi ultimo giorno qui, infatti sto per scendere e andiamo a fare colazione. Oggi farò una super colazione perché il viaggio è bello lungo, anche se ci fermeremo a Bologna, però comunque è bello lungo. Questo è l'outfit, mi sono messa questa maglietta abitonata che avete visto nei vecchi video, nel vecchio video. E poi vabbè, pantalone e pappette, ci fate caso. E l'orologio sempre con me. Mi ricordo che tenete il mio codice sconto, cioè è stupendo. Io lo amo, è davvero comodo. Pensate che la batteria oggi è l'ultimo giorno e sta a 37%, e infatti è durata una settimana. Una settimana è un giorno, ma comunque utilizzandolo sempre, stando sempre acceso, ci piace. No, veramente mi hanno salvato la vita con questo, perché il buono è che mettendo la sveglia vibra tutto, anche il polso, quindi io mi sveglio. Anche se stamattina ho sentito questo, l'ho staccato, ho sentito questo, l'ho staccato e ci siamo svegliate tardi. Però lo stesso, siamo pronte, valigie pronte, stanza pronta. Infatti adesso prendiamo e scendiamo le valigie, le mettiamo nell'ascensore, perché due piani di scale noi ce le facciamo. A prima mattina no, evitiamo figuracce. E quindi nulla, pancia brontola e andiamo a fare questa super colazione. E su 45 persone le uniche sveglie pronte, perché alle 8 e mezza si parte. Sono le 8, ancora non facciamo colazione. Bene, tutti dormono, tranne noi. Cioè, guardate qui, siamo solo noi. E tra poco dobbiamo partire, bene. Colazione, cereali, ragione di dolce, cosa?
che viene qui a sinistra, che ha la Montagnola. La Montagnola è un piccolo monte che è stato, diciamo, ottenuto. A casina nel mio adoratissimo bagno, veramente mi è mancato tantissimo. Mi vedete già vestita, sono le 9, sono quasi le 10 e io sono rientrata a casa alle 9:25, quindi ho fatto davvero flash. Scusatemi la luce che fa schifo, io comunque sto uscendo. Questo è il mio outfit, ho messo questo lupetto rosa cipria che è stupendo, poi pantalone nero a vita alta e scarpette dell'Adidas, però vabbè, il solito orologino e nulla. Io concludo qui questo vlog, vi dico che mi sto cucinando due fettine di petto di pollo per poi uscire, perché oggi ho mangiato solo il McDonald's e poi non ho mangiato proprio. Il viaggio è stato veramente devastante, bruttissimo, perché 6 ore ferme, poi sono salato grill, sì, però comunque ti svaghi quel 10 minuti, un quarto d'ora, però comunque sono 6 ore, sono 6 ore. Poi è stato stressantissimo. La gita sì, è stata bella perché sta con gli amici, sono stata con la mia amica che ci siamo divertite un botto, veramente lei, pure con gli altri compagni. Però non era periodo di andare a Rimini, perché soprattutto dove siamo andati noi erano tutti lidi. E sono in marzo, è fine marzo, quindi iniziano ad aprire comunque a maggio, fine aprile, inizio maggio, giugno. Lì sì che c'è la movida, giugno, perché sicuramente lì sarà stupendo nel periodo estivo, veramente bello. Però non era periodo di andare mo. Ma vabbè, non fa niente, alla fine ci siamo divertiti comunque, quindi io spero che in questo video vi sia piaciuto, che non so quanto sarà lungo questo vlog, se farò due spezzoni oppure vi inserirò tutto, dipende da quando andrò a montare il vlog. Ma prima di questo vlog uscirà il video dell'orologio, che io lo amo, cioè lo amo veramente, bellissimo. Vabbè, pure in questo video vi ho lasciato il codice sconto e tutto. Veramente mi sono trovata bene con questo brand e adoro. Spero che faranno qualche altra chicca per lo sport. E quindi nulla, io spero che questo vlog vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social e nulla, mando un bacione.